Buongiorno. Buongiorno. Come arriviamo a questa trasferta? Come arriva la squadra? Direi abbastanza bene. Abbiamo chiaramente perso ancora un paio di giocatori, perché abbiamo perso Santa Croce, abbiamo perso Costa, però insomma teniamo duro, tenete duro anche voi, siete sempre qui anche voi, questo vi va riconosciuto, che non avete mai mollato dall'inizio ad oggi, quindi terremo duro ancora una volta. Presumo che non cambiano niente le voci, le aste che vanno avanti, deserte, si avvicinano un po'. No, beh, ma direi che insomma era un po' per sentito dire, perché non ho mai avuto modo di fare percorsi di questo genere, però insomma che le prime aste generalmente vanno sempre un po' deserte, quindi vedremo le successive. Si affronta una Fiorentina che ha avuto una stagione un po' strana, no? E sembrava che fosse un passo dal raggiungimento del massimo traguardo, cioè la finale di Europa League. Insomma, la squadra che comunque sia arrivata lì in semifinale e se l'è giocata fino alla semifinale, quindi credo che questo vada riconosciuto a un gruppo che comunque ha lavorato in un certo modo, in maniera positiva quest'anno, quindi al di là del risultato, dell'esito finale, però credo che la Fiorentina abbia dimostrato di essere una buonissima squadra, un'ottima realtà, insomma. Qualcuno in settimana, non so, si è divertito a scrivere che potrebbe essere lei il futuro allenatore della Fiorentina? Io so che l'allenatore della Fiorentina è Montella, quindi tutto il resto dei discorsi, come tutti gli anni, come tutti i periodi che precedono un po' la fine del campionato, poi voi vi divertite a scrivere, a raccontare tante cose, vedremo cosa riserverà il futuro. In questo momento mi interessa solo pensare alla partita e, come ho detto altre volte, e non vorrei essere ripetitivo, pensare di finire bene al meglio questa stagione, quindi queste prossime tre partite, cominciando da quella di domani possibilmente. Montella comunque dovrebbe essere legato da un contratto ancora abbastanza lungo, ma sappiamo perfettamente quanto nel calcio contengono i contratti. E, detto questo, l'altra sera, cioè la voce è venuta fuori, soprattutto dopo che l'altra sera c'era stato qualche momento, diciamo così, di tensione tra lo stesso allenatore e i tifosi, nel senso che l'allenatore Viola non aveva gradito un determinato comportamento tenuto dai tifosi durante l'ultima partita disputata. Siamo un po' sempre ai soliti discorsi, chiedete a me cose che riguardano gli altri. Sì, no, però se devo parlare di me stesso, delle mie sensazioni, delle mie emozioni, dei miei ragionamenti, vi spiego tutto quello che volete, ma sul resto è superfluo, insomma è anche poco educato da parte mia e poco simpatico, quindi non ho niente da aggiungere a questo. No, più che altro riguardava se voleva commentare quella che poteva essere stata la reazione dei tifosi a quel tipo di risultato, assolutamente no, non commento. Era più che altro messo in paragone con l'ambiente Parma, cioè qua siamo falliti, no, eccetera, eccetera. La semifinale. Ma no, ma trovo anche, come dire, sbagliato fare, perché ognuno vive la propria realtà, vive le proprie situazioni. Io non conosco la situazione lì, come non conosco la situazione a Napoli, come non conosco la situazione a Milano. E quindi si va sempre avanti per luoghi comuni o per sentito dire, che non ha nessuna logica. Quindi rimango nel mio ambito, valuto quello che è la mia realtà, cerco di convivere al meglio e di portare avanti il discorso fino in fondo. Tutto quello che riguarda gli altri è giusto che sia un qualcosa che affrontano loro, non posso assolutamente permettermi di giudicare niente, di valutare nulla. Lasciando perdere il discorso del campo, tornando invece alle note vicende, diciamo così, societarie, di attualità oggi il fatto che alcuni giocatori del recente passato avrebbero detto di no
al taglio dei propri emolumenti, qualcun altro ci starebbe invece riflettendo. È chiaro che questa situazione può andare a influire su quello che è, insomma, il sacrificio che avete fatto voi. Beh, ma noi abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto e qualcuno magari non era nemmeno tanto d'accordo, però si è adeguato a quelle che sono state le esigenze di un gruppo. E se altri ritengono di fare qualcosa di diverso, io credo che ormai sia arrivato il ragionamento alla stretta finale, quindi i curatori sanno bene che cosa è fattibile, che cosa no, e credo che per forza di cose a breve prenderanno una decisione, una linea che sia certa e sicura, così come hanno cercato di fare in tutto questo periodo del loro mandato. E poi dopo, probabilmente, se le cose non saranno di gradimento di qualcuno, ognuno ricorrerà ai mezzi che la legge mette a disposizione, però credo che sicuramente qualcosa di certo andrà fatto. Poi dopo si vedranno un po' le conseguenze di questo, ma dubito che a sto punto non si riesca ad arrivare ad una conclusione. Poi dopo, chiaramente, anche perché, ripeto, se non si arriva ad una certezza assoluta, è impossibile, è improponibile che qualcuno possa pensare di acquisire, di prendere in mano questa società. E queste sono chiaramente quelle situazioni che vanno indiscutibilmente risolte a breve. Credo che questo sia un po' l'intendimento dei curatori. Potrebbero decidere di rescindere unilateralmente, diciamo così, dei contratti? E non so se legalmente questo è possibile o no. Credo che tutto quello che sarà possibile dal punto di vista legale, e loro ne avranno le competenze per poterlo fare, indubbiamente lo faranno. Poi non so se questa sia una strada percorribile, proprio perché non ho, come dire, giurisdizione in questo tipo di ambito, però sono convinto che loro siano molto determinati in ciò che pensano sia utile e sia fattibile, e quindi di conseguenza si comporteranno. Ci sono anche 4 giocatori del Parma invece che hanno pensato, per motivi diversi, di non firmare l'accordo che tutto il resto del gruppo ha firmato. Ti ha creato qualche problema all'interno del gruppo, una sorta di separazione in casa, perché magari tutti dicono noi abbiamo firmato? No, ma tutte le cose che si fanno io credo che vadano intese, e soprattutto da coloro che decidono di fare una cosa piuttosto che un'altra, spiegate. E credo che quello che i ragazzi hanno spiegato al resto dei compagni sia abbastanza comprensibile. Non è assolutamente un discorso economico il loro, e quindi tutti quanti hanno recepito la cosa, anche se la condivisione di tutta una scelta sarebbe stata la cosa ottimale, però ci sono anche delle buone ragioni, insomma. La sensazione così che potrebbe essere proprio decisiva l'ultimissima asta, che è quella anche con ribasso maggiore, anche solo per questo motivo e anche per i tempi per risolvere tutti questi problemi. Dal 29 al 31, che è l'ultimo giorno di campionato, cosa ti immagini che possa succedere? Ah, sono curioso di vedere, sono veramente curioso di vedere, non voglio anticipare o precorrere i tempi, perché è giusto vivere tutti i momenti delle nostre giornate, quindi quando arriveremo lì poi valuteremo, però così, la sensazione è che ci possono essere delle sorprese, mi auguro che siano delle sorprese positive comunque. Senti, facciamo non un gioco, perché non è corretto dopo questa esperienza, dopo quest'anno tu da allenatore, chiunque sarà, qualunque sarà il tuo futuro club, cosa ti senti di chiedere come condizione, non tanto per evitare queste cose,
ma così nel rapporto fiduciario con una proprietà? Ma la cosa fondamentale è sempre legata agli uomini, e quindi mi auguro solo di non dover vivere il mio futuro, le mie prossime esperienze professionali sempre con il timore che ci sia qualcuno che non sia quello che sembra, no? E questo è veramente è un modo di vivere brutto. Sarebbe veramente bello invece capire di avere a che fare con delle persone che possono avere anche dei limiti, come il sottoscritto ha dei limiti, però con la chiarezza, la certezza e la certezza che siano persone vere. Ma questo vale per i dirigenti, vale ancora di più forse per i giocatori, perché poi quelli sono fondamentali. È fondamentale che siano degli uomini veri, al di là delle capacità tecniche, perché quando tu hai già questa garanzia hai risolto, direi che il buon 80% delle difficoltà le hai già superate. Parlando di calcio giocato, vista le difficoltà numeriche anche per gli infortuni e per il resto, pensi di confermare la difesa 4? Beh, insomma, è più probabile che sia questa, anche perché dà così anche eventualmente l'opzione di dover passare anche a 3 in maniera più semplice, un po' più comoda, più facile, però voglio valutare bene che c'era qualcuno che era anche un po' stanco, faticato, malgrado questa settimana abbiamo lavorato relativamente poco, però c'era gente che doveva ancora recuperare. Buongiorno mister, sulla difesa 4 mi ha praticamente anticipato, l'abbiamo vista nelle ultime, cioè l'abbiamo vista ad esempio a Roma con la Lazio se non mi sbaglio, e nell'ultima partita contro il Napoli, il risultato è stato diverso, ma credo che sia più una questione di approccio, cioè la differenza anche di risultato fa capire come sia importante l'approccio nello scendere in campo, credo. Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo, è quello che conta molto, non tanto lo schierarsi in un modo piuttosto che in un altro. Sentivo ieri anche così casualmente in televisione un mio collega che diceva abbiamo giocato con un modulo tattico differente rispetto al solito, però se la squadra entra in campo motivata con la convinzione di aiutarsi l'uno con l'altro, puoi giocare a 3, puoi giocare a 4, puoi giocare con i 3 attaccanti o solo con un attaccante, solo che fa veramente poca differenza. È chiaro che poi ognuno di noi cerca di sfruttare il materiale umano che ha nel modo migliore, anche dal punto di vista proprio strettamente tecnico, ma quell'ingrediente fa veramente la grande differenza, e quindi se l'approccio e se l'attitudine che tu hai a interpretare la partita nel modo corretto, allora diventano meno influenti i discorsi tattici. Molto spesso le è stato chiesto, diciamo, riguardo l'utilizzo dei giovani, il possibile utilizzo dei giovani. Io volevo cercare di vederla da un modo un attimo, cioè da un punto di vista un po' diverso. Non le sembra che dei molti giovani che comunque sono a disposizione anche della primavera di Crespo, eccetera, siano veramente in pochi quelli che abbiano quella personalità che magari serve? Io penso a Mauri, cioè uno che ha esordito, la prima cosa che ha fatto ha chiesto palla. Ovviamente dovranno crescere, però non manca forse anche questa voglia di emergere da parte di alcuni giovani? Ma io credo che anche dal punto di vista dei giovani nostri la situazione societaria ha influito molto, anche dal punto di vista proprio caratteriale, no? Perché quando tu hai una società che quantomeno ti trasmette, non dico tanto, ma la sicurezza che c'era almeno fino al campionato scorso, e che poi dopo viene anche corredata dai risultati della prima squadra, anche i giovani che sono subito dietro, quindi dalla primavera, trovano, come dire, una spinta superiore, trovano anche una fiducia superiore. Così invece, anche per tutte le notizie che continuano a rimbalzare, ma anche sui discorsi che si fanno all'esterno, proprio sui giovani, diventa un po' più complicato
per loro gestirlo, e questo rende, rende tutto più difficile. Ci sono dei ragazzi che hanno delle prospettive, però insomma vanno coltivati in una maniera diversa, soprattutto messi in condizioni di dover giocare o di dover esordire, non in situazioni così difficili e complicate, perché diventa veramente pesante. L'ultima da parte mia, l'abbiamo chiesto anche prima sul suo futuro. Io in realtà la domanda la vorrei fare sul futuro di un suo collaboratore, però non volendo fare una domanda a lei, appunto, al come giustamente dice che bisognerebbe chiederlo nel caso a lui, io sto parlando di Luca Gotti, quindi faccio una domanda diretta a lei. Nel caso che, ipotizzo, un Parma che riesce a rimanere in Serie B voglia puntare su Gotti come allenatore, lei lo lascerebbe andare? E soprattutto pensa che sia pronto, lui è già allenato anche in Serie B. Tra l'altro, i miei collaboratori hanno assolutamente carta bianca in questo senso, e se loro ritengono di avere delle prospettive diverse e più interessanti per loro, sono liberi di fare assolutamente la scelta che ritengono più opportuna. Seconda promozione di una piccola in Serie A, dopo il Carpi è arrivato anche il Frosinone, sì, che tra l'altro ci sostituisce come colore giallo-blu, è una piccola consolazione. E ma piso. Sono naturalmente due squadre che insomma erano emerse nella famosa chiacchierata, diciamo così, di Lotito, che diceva che queste piccole realtà fanno male al calcio. Io volevo chiederle, cioè al calcio per via della spartizione chiaramente dei diritti televisivi per la PIL, che secondo lui non avrebbe la Serie A con squadre, diciamo, di questa caratura. Io volevo chiederle cosa ne pensa appunto di questo fenomeno delle piccole che sono salite, e un'altra notizia sempre in settimana riguardava la riduzione delle squadre sia in Serie A che in Serie B con il passaggio da 18 a 20. Ma sul fatto della riduzione siamo sempre lì, bisogna sempre scontrarsi con quelle che devono retrocedere, quindi poi interessi economici in ballo, diventa sulla carta a chiacchiere un discorso che secondo me ci sta ed è una strada che andrebbe percorsa secondo me, però poi bisogna chiaramente avere a che fare con questo genere di ragionamenti, e quindi poi diventa tutto più complicato. Sul fatto che siano Carpi e Frosinone, semplicemente che se lo sono meritato sul campo, semplicemente che hanno dato dimostrazione, pur essendo in realtà di dimensione inferiore a tante altre, però che quando si lavora con grande serietà, con grande dedizione, soprattutto quando si sanno scegliere giocatori che non siano solo giocatori che hanno delle qualità tecniche, ma che hanno lo spirito collaborativo, la volontà di emergere, la volontà di dimostrare, si possono ottenere dei risultati importantissimi. Quindi credo che questi siano esempi assolutamente positivi e non ci si può che complimentare con loro. Okay.